Salve a tutti, sono Nancy Bidaschi, socio fondatore dell'Associazione Artisti delle Marche e a loro che dedico questo video su un bellissimo viaggio, poiché la nostra vicepresidente dell'associazione, Ariadna Falcon, ha fatto del viaggio il tema principale della sua programmazione artistica del 2023. Si tratta del viaggio di un grande artista, del camerinese Bernardo Bitti, un gesuita, pittore, artista, manierista, che al pari di Matteo Ricci in Cina ha cambiato davvero la storia dell'America Latina e l'ha fatto evangelizzando questi popoli, ma l'ha fatto con un profondo rispetto e delicatezza verso queste popolazioni. Io ho fatto una ricerca, quindi i dati che vi riporterò in questo racconto di questo viaggio sono dati che ho appreso da documentazione esistente, magari ancora non tradotto in italiano purtroppo, però io ho cercato, grazie al fatto appunto che sono di madrelingua spagnola, di dare una traduzione, diciamo, a questi documenti e così potrò appunto raccontarvi tanti particolari di questo artista camerinese. Un artista talmente amato dall'America Latina che ancora oggi, a distanza di secoli, viene studiato dai ricercatori e tanti studiosi ancora si soffermano sulle sue opere, che sono centinaia tra pitture, sculture, bassorilievi. Un artista davvero prestigioso e che dà lustro alla nostra città di Camerino, città ducale di Camerino. Allora, i primi gesuiti arrivarono a Lima il 28 marzo del 1568, inviati da Francisco de Borja, che fu il terzo generale della compagnia, su richiesta di Felipe II, guidati da padre Geronimo de Portillo. Questi primi sei gesuiti, quindi abbiamo già anche un numero, arrivarono alla capitale del viceregno peruviano con considerevole ritardo rispetto agli altri ordini religiosi. Infatti, fin dai primi tempi della conquista, parliamo del 1530-1540, svolgevano i loro compiti di evangelizzazione già i francescani, i domenicani, i mercedari, istituendo conventi e missioni. I domenicani e i francescani hanno lasciato tracce del loro passaggio attraverso tutto il territorio del viceregno, dal nord di Piura all'estremo sud di Chuquisaca e Potosí. Gli istituti mercedari arrivarono da est di Charcas, avendo inviato questi frati in missione tra i Chiriguanos e fondato una casa a Santa Cruz de la Sierra. Gli agostiniani arrivarono a Lima nel 1551 e istituirono conventi importanti come Safia e Guadalupe al nord del territorio e già nel 1563 avevano aperto la loro casa a Potosí. I gesuiti stabiliti a Lima presto ebbero una chiesa provvisoria, sostituita poi negli anni successivi da una definitiva. Si dedicarono pienamente al compito del ministero spirituale tra gli abitanti della città. Nel 1569 si videro incrementare il loro numero con 11 religiosi, grazie a un nuovo arrivo dalla Spagna. Avevano accettato di farsi carico delle missioni di Huarochirí. E il padre Barzana, uno dei pionieri delle missioni del Paraguay, iniziò nello stesso anno con il suo percorso apostolico per il vicereame. A quel tempo il viceré Toledo decise di fare la visita generale del territorio e scelse tra quelli al proprio seguito un gruppo di gesuiti, tra i quali c'erano il provinciale Jerónimo Ruiz del Portillo, Luis López, e i fratelli Antonio González de Ocampo e Gonzalo Ruiz, lasciando Toledo a Yumanga, oggi Ayacucho. I gesuiti si diressero a Cusco, che è un'antica capitale Incas, e lì, dai primi giorni del gennaio del 1570, fondarono il collegio gesuita della compagnia. Nel 1572 il numero dei gesuiti arrivati al vicereame si rafforzava con il sopraggiungere di una nuova spedizione, da cui venivano padre José de Acosta, che in seguito divenne uno dei più brillanti missionari e scienziati del XVI secolo, e i padri Andrés López e Diego Martínez. Il compito diciamo di evangelizzazione, no? Delle grandi masse indigene che popolavano il Perù, nelle aree ad alta densità, come ad esempio il bacino del lago Titicaca, era un problema serio, in primo luogo, soprattutto, ecco, dovuto alla differenza della lingua.
e in secondo luogo perché non avevano conoscenza dei fondamenti della scrittura e ciò rendeva molto problematica l'assimilazione, no, di quei concetti difficili da spiegare. Così come era ardua l'esposizione di certi dogmi della religione cristiana, come il mistero della Santissima Trinità, per esempio, o dell'incarnazione del Verbo. Fu da lì, in un primo momento, che i missionari, ecco, pensarono all'urgente bisogno di aiutare la loro predicazione mediante l'uso di mezzi visivi. La rappresentazione grafica in pittura o l'incisione, così come la scultura di immagini, potevano in gran parte supplire, ecco, diciamo, alla mancanza della lettura dei libri. Questi, i libri, anche se esistevano e venivano letti, contenevano il più delle volte però concetti difficili da comprendere, come quelli che ho appena menzionato. Ecco perché i superiori gesuiti del Perù, nella costante comunicazione che mantenevano con la casa centrale del loro ordine a Roma, sollecitavano la necessità di contare sui dipinti e sui pittori per il compito di evangelizzazione. Di cui appena vi ho parlato adesso. A tale proposito, al fine appunto di soddisfare le esigenze che avevano i gesuiti peruviani, dinanzi al nuovo generale dell'ordine, padre Everardo Mercuriano, fu inviato a Roma il padre Diego de Bracamonte, che espresse al suo superiore nella seconda metà del 1572 quanto segue. Questo è tratto appunto da un documento. Gli Indios, al fine di avere fiducia nelle cose spirituali, è necessario che vedano le loro manifestazioni concrete realizzate visivamente attraverso immagini che rappresentino con maestosità e bellezza queste immagini, queste cose. E questo infatti è ciò che loro apprezzano, quindi loro apprezzavano i contenuti ma attraverso le immagini, giustamente. La richiesta della provincia peruviana fu accolta dal generale dei Gesuiti in un documento esplicativo del 1573, intitolato al padre Dr. Plaza, visitatore proveniente dall'India occidentale, in cui si legge: Porti con sé i padri Dr. Montoya Pinas, Suarez, Brancamonti, fratelli Marcos, Albornoz, Bernardo, Antonio Lopez e Antonio de Marchina. In parte per la sua compagnia, in parte per aiutare coloro che hanno già iniziato a perseguire tale scopo. Questa precisazione ha dato origine al periplo americano del fratello Bernardo Bitti, pittore gesuita che sarebbe diventato uno dei più importanti promotori delle iniziazioni delle scuole pittoriche nell'America Andina. Parliamo dei primi anni e delle influenze. Allora, sono pochi i dati che abbiamo sulla nascita e sulla giovinezza di Bernardo Bitti. Ma ci sono dei documenti dove viene precisato che lui nacque nell'anno 1548 nella città di Camerino, in provincia di Macerata, nelle Marche, Italia, che il suo nome completo era Aloisio Democrito Giovanni Bernardo Bitti. Era il figlio di Paolo Bitti, morto prima che lui compisse 20 anni, e sua madre era Cornelia. La famiglia era composta da 7 fratelli, 4 maschi e 3 femmine. Dei fratelli uno era il più grande di Bernardo, gli altri due più piccoli, tutti giovani. Delle femmine una era sposata, l'altra monaca e l'altra nubile, quella minore. A 20 anni il giovane Vitti dichiara di essere un pittore che ha già praticato l'arte da 5 o 6 anni. Non sappiamo nulla sulla sua formazione come studente o artista e questo ci porta a semplice congettura. È ovvio che il suo aprirsi ai problemi della vocazione artistica deve essere avvenuto nella sua città natale o nella regione Marche. Camerino viene descritto come un antico sito romano in queste documentazioni e come testimoniano i resti del Tempio di Giove, che fu un'importante piazza militare, e viene detto che durante, soprattutto durante il Medioevo, dovuto alla sua privilegiata situazione di altitudine, no? Per essere il punto più alto delle Marche sostanzialmente. Il territorio camerinese viene descritto come un ducato guidato dalla signoria di Davarano, che poi passò temporaneamente
internamente nelle mani di Cesare Borgia, che costruì un castello, il castello della Roccaforte, e di cui ancora esistono appunto i resti. Successivamente il luogo passò ai duchi di Urbino e da questi al Papa Paolo II, ma Paolo III, membro della famiglia Farnese. Dell'antichità fu sede dell'arcivescovado ed un'università. È vero. La parte più importante della città, che comprende monumenti del XV e XVI secolo, si trova intorno alla piazza principale. Viene detto. Il palazzo ducale del XVI secolo, ora sede dell'università, costruito da Giovanni Maria da Varano dopo il 1515, una statua di Sisto V dell'ultimo terzo di secolo, e il palazzo vescovile dello stesso periodo. La chiesa dell'Annunziazione del XV secolo, che possiede una buona parte, una collezione dei dipinti. Camerino fu in seguito la patria del pittore Carlo Maratta, uno dei più importanti maestri del barocco italiano. La pittura all'epoca di Bitti è rappresentata dalle opere del XV e del XVI secolo delle scuole locali e limitrofi. E si conservano nelle chiese e nei musei opere dei maestri, per esempio di Giovanni Boccati del 1445-1480 e di suo figlio Girolamo di Giovanni 1449-1490. Di quest'ultimo esiste nella cattedrale un trittico, vedo scritto, è un'annunciazione nella stessa chiesa, insomma con lo stesso nome, che è il suo capolavoro. Tuttavia, a partire dalla metà del XVII secolo, l'influenza artistica di Urbino nella zona delle Marche e soprattutto nella vicina Camerino fu maggiore che nella stessa sua provincia umbra. E nella provincia nacquero i fratelli Zuccari, Taddeo, il primogenito, che nel 1529 e Federico nel 1542, entrambi importanti seguaci del manierismo della terza fase, che diffusero lo stile nella regione. Taddeo, formato a Roma, tornò poi a Urbino intorno al 1548 e 1550. Comunque, attraverso questi documenti possiamo venire a conoscenza di tante artisti che popolavano queste zone, no? Non meno importante è la presenza del fiammingo Hendrik van der Broek, chiamato in Italia Arrigo Fiammingo, originario di Malinas, 1520. Discepolo di Franz Floris, che arrivò in Italia nel 1551 e collaborò ad Orvieto nel 1561 e nei successivi tre anni, poi si stabilì a Perugia, dove si conservano le sue opere, a San Francesco nella località di Mongiovino. Nel 1572 fu collaboratore del Vasari nei lavori eseguiti nella Sala Regia Vaticana e dipinse la Risurrezione all'interno della Cappella Sistina. Divenne consigliere dell'Accademia di San Luca nel 1580 e morì nel 1597. Va bene. L'influenza di questo gruppo di pittori forse fu determinante per la vocazione artistica di Bitti, che a partire dal 1563, secondo la sua stessa missione, tra l'altro, e stava già lavorando nell'ambito artistico. Ragazzo quindicenne, la sua irrequietezza artistica deve averlo condotto alla metropoli cristiana che allora era Roma. Lì si sviluppò la terza e ultima fase del manierismo. E il momento in cui il manierismo ha raggiunto il suo splendore si ripiega su se stesso, materialmente, cioè esaurisce la sua possibilità di inventiva e si incammina lentamente verso una strada senza uscita dalla prova estenuante del dell'accademismo che lo condurrà all'eclettismo. È la fase della sua maggiore diffusione, non solo in Italia, ma nel resto d'Europa. Le mura delle chiese, i palazzi, oratori, eccetera, si riempiono di affreschi in uno sforzo titanico, come raramente avvenuto nella storia della pittura. Temi religiosi del Vecchio e del Nuovo Testamento, narrazioni mitologiche, nudi, motivi della storia classica della Grecia e di Roma riempono l'ambiente romano in un mondo infinito di dei, eroi e uomini che nello sterile sforzo cercano di sopravvivere ad un'epoca storica che sembrava dare spazio ad un nuovo periodo.
il barocco. Questo momento coincide con la fase finale del Concilio di Trento, concluso poi nel 1563, in cui una chiesa rinnovata impartì nuovi standard artistici mediante un decreto del 3 dicembre del 1563. Il gruppo di artisti di questo momento appartiene alla doppia linea di Raffaello e Michelangelo, come rileva lo storico e umanista Giorgio Vasari, e più forte l'aderenza al manierismo dell'autore del Giudizio Universale, derivante anche dalla forte personalità del pittore. Vasari esegue le principali commissioni del Papa Pio V in Vaticano, Cappelle del Vaticano dove lavora Jacopo Zucchi nel 1570 e la Sala Regia in cui si sviluppa il tema della battaglia di Lepanto, recentemente vinta dalla cristianità. Sì. Quest'ultima commissione la svolge sotto il pontefice Gregorio XVIII e che è uno dei mecenati più riquieti e intraprendenti del papato del XVI secolo. Intorno al Vasari si muovono pittori del rango di Francesco Salviati, Jacopo Coppi e altri italiani, fiamminghi Denis Clavert e Van der Broek, e il gruppo dei Raffaelleschi è rappresentato dai fratelli Taddeo e Federico Zuccari, già menzionati, che lavorano anche al Vaticano e nella Sala Regia. Molto caratteristico del momento l'insieme di affreschi dell'oratorio del Gonfalone, nei quali si riuniscono in un singolare duello artistico alcuni dei maestri più illustri dell'ultimo manierismo: il Bertoia, Federico Zuccari, Lelio Orsi, Cesare Nebbia, Raffaellino da Reggio, Lelio Agresti, Marcantonio del Forno, Marco Pino da Siena, Pietro Rubiali e Matteo Perez d'Alessio, quest'ultimo anche precursore della pittura americana a causa del suo soggiorno di 25 anni in Perù. E tutti questi pittori delle eccezionali prestazioni influenzarono fortemente lo spirito del giovane Bitti. Nel suo lavoro successivo sono visibili le tracce del Vasari. Ma comunque anche dei fratelli Zuccari anche, o Zuccari, così come una certa influenza della pittura fiamminga, probabilmente di Hendrik van der Broek. Finora non è stato possibile identificare alcun lavoro sicuro di Bitti realizzato durante il suo soggiorno a Roma. Bitti e la Compagnia di Gesù. Il 1568 è una data decisiva nella vita di Bernardo Bitti. Il 2 maggio dell'anno successivo, sfiorato dalla vocazione religiosa, si presenta al noviziato della casa professa dei Gesuiti a Roma. Nel Codex Noviziarium si delineano in poche righe le sue qualità umane e familiari, i suoi scarsi averi e le sue idee quando fece il suo ingresso nell'istituto ignaziano. Si dichiara originario di Camerino. Suo padre è deceduto vive ancora sua madre. La maggior parte dei suoi fratelli sistemati e lui in un pittore da 5 o 6 anni. I suoi averi sono molto umili. In questo Codex Noviziarium vediamo scritto che ha in suo possesso un mantello nero usato e un paio di calze bianche rammendate. Secondo il maestro novizio che ha scritto l'annotazione sul libro, la condizione spirituale del richiedente era molto chiara. Resta indifferente a tutto ciò che non riguarda l'obbedienza e osserverà tutte le regole, le costituzioni e gli altri regolamenti della compagnia e non pretenderà niente. E attraverso la grazia di Dio né studiare, leggere o apporre la propria firma sui lavori. Ecco svelato l'arcano. Non c'è traccia della sua firma nelle sue opere. Ecco perché è tanto importante il lavoro degli storici dell'arte.
Allora, è curiosa, la rinuncia ad ogni attività intellettuale che BT osserverà per tutto il resto della sua vita. Le informazioni successive dei suoi superiori, così come confermato rispetto alla sua firma, mai la riportò in nessuna delle sue opere. Quindi l'identificazione dei suoi dipinti è stata opera della documentazione e dell'egoistica storica. Entrato Bitti nella casa professa della compagnia e conoscendo le regole dell'ordine, possiamo desumere con una certa sicurezza che il novizio trascorse gli anni 1568 e 1570 sotto la ferrea disciplina del noviziato e non ebbe l'opportunità di svolgere la sua arte. A partire dal 1570 dovette ricominciare la sua funzione pittorica, giacché il generale nel 1573 ripose ad una richiesta peruviana in tal senso, rispose insomma a una domanda, no? Alla domanda c'è un'offerta. E in tal senso Bitti fu considerato appunto pittore effettivo dai suoi fratelli religiosi in quel periodo. Quindi nel 1570-1573 l'arte di Bitti doveva essere al servizio delle chiese e dei beni immobili della compagnia a Roma, che all'epoca non erano molti. Durante questo periodo, della sua permanenza romana, deve essere stato attratto dal lavoro di Michelangelo, sicuramente, che morì, nel 1564, lasciandosi alle spalle il riconoscimento di essere stato il più importante pittore del secolo. Bitti avrà varie volte osservato il lavoro del grande maestro nella Cappella Sistina e preso visione dei disegni e dei cartoni del gigante fiorentino che in seguito influenzarono la sua carriera artistica. Gli scorci e i profili michelangioleschi si osservano con molta frequenza nelle sue opere. È presumibile che il nostro pittore camerinese gli sia stato richiesto di fare i ritratti di importanti gesuiti del tempo e forse dobbiamo a lui il ritratto di San Ignazio del secondo generale dell'ordine di San Francisco del Boria. Un ritratto di questo notevole personaggio è conservato durante il suo soggiorno appunto nelle stanze al San Luigi di Roma, accanto alla Chiesa del Gesù, e che è stato copiato più volte. Potrebbe benissimo essere attribuibile a Bernardo Bitti. La possibile esecuzione dell'opera dovrebbe essere collocata tra la data della partenza di Bitti dal noviziato come fratello coadiutore e il 1 giugno del 1571, quando l'antico duca di Gandia lasciò Roma per un viaggio in Spagna. Al suo ritorno morì, 2 giorni dopo essere entrato nella città eterna. Siamo sicuri, c'è scritto in questi documenti, che ho analizzato, che un'attenta ricerca di opere nelle case, nelle chiese romane dei gesuiti potrebbe portare all'identificazione di nuove opere del pittore che in quel periodo aveva più di 10 anni di pratica artistica. Uno dei cronisti della compagnia, padre Anello Oliva, indica che quando padre Brancamonte chiese Bitti per il Perù, era famoso pittore. Ecco come viene scritto, come viene descritto il Bitti, famoso pittore. Questa affermazione conferma l'idea che nel 1573 Bitti praticasse la pittura a Roma con sufficiente abilità. E io direi che possiamo concludere la prima parte di questo bellissimo viaggio qui, per adesso. Prossimamente farò un altro video dove descriverò insomma qualcosa che riguarda la Spagna e questa spedizione dei gesuiti. Ciao e a presto!